Campli, uno dei borghi più belli d'Italia, ha accolto la 10ª tappa di avvicinamento al Festival Nazionale dell'Associazione, che si terrà in settembre in Abruzzo, con una visita alla necropoli di Campovalano, un sito archeologico suggestivo con i suoi tumuli, e con una rievocazione storica in onore della duchessa Margherita d'Austria, la nobildonna che portò al territorio lustro con la sua reggenza. Musici, sbandieratori, armieri e tamburini che hanno fatto rivivere al borgo una pagina di storia importante. Medievale, tanta storia e tanta bellezza, siamo a Campli. Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia per l'Abruzzo ed il Molise, la 10ª tappa, ci si avvia, si avvicina sempre di più l'appuntamento importante del Festival Nazionale. Il 9 settembre inaugureremo il 14° Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, lo faremo ad Abbateggio il venerdì 9 e poi saremo il 10 e l'11 a Caramanico Terme. Questa 10ª tappa a Campli è significativamente importante per la nostra associazione, ma anche per il nostro club nazionale, perché addensa in sé il recupero di pezzi di storia di straordinaria importanza che va dall'archeologia fino ai tempi nostri. Oggi assistiamo a questa bellissima rievocazione dell'ingresso di Margherita d'Austria, della famiglia Farnese, che ha posseduto appunto Campli per 200 anni di storia, dal 1500 al 1700. Insomma, ci sono segni tangibili di una storia che oggi torna in grande interesse dal punto di vista turistico, culturale e storico. E poi la Scala Santa che da 750 anni è qui a Campli e che evidentemente rappresenta un legame straordinario con Città del Vaticano, quindi abbiamo degli elementi veramente straordinari su cui poter lavorare nei prossimi anni dal punto di vista dell'attrazione turistica. Presidente, lei ha fortemente voluto queste tappe di avvicinamento e un bell'obiettivo è stato raggiunto nel frattempo, in attesa che si arrivi al festival, quello di creare entusiasmo e gruppo tra i sindaci. C'è un grande entusiasmo tra i 29 sindaci dei borghi d'Abruzzo e Molise, c'è soprattutto la voglia unanime di valorizzare i propri territori e soprattutto di metterli in rete, far conoscere ovunque tutto quello che ciascuno rappresenta. Queste tappe ci aiutano a capire, a leggere, a descrivere, a valorizzare e soprattutto a promuovere ciascun borgo in modo diverso, alternativo, accentrando l'attenzione su quelli che sono gli elementi contraddistinti dall'amministrazione comunale come elementi su cui poggiare il futuro del borgo. Qui il sindaco Federico insieme all'assessore Melissa hanno messo insieme con tutta l'amministrazione un grande progetto che appunto va dalla storia ai tempi nostri, ma ci consente anche di apprezzare il borgo antico, il borgo medievale, ma anche il territorio circostante. Non dimentichiamo Campovalano, che è una straordinaria presenza archeologica veramente di rilievo internazionale. Quindi sono elementi che aiutano tutta l'Associazione Nazionale a contraddistinguere ancora meglio di più i territori italiani. Ecco, prima di conoscere meglio il sindaco, l'assessore Melissa che ci ha accolti nella necropoli, vogliamo dire che cosa avverrà nella 3 giorni del Festival Nazionale? Ma intanto avremo tanti ospiti nazionali e internazionali che verranno a raccontare le esperienze possibili nei borghi, nei vari settori, dall'economia, dall'artigianato, dal pensiero più limpido dell'ambiente e dell'energia, da tutto ciò che può aiutare i borghi italiani a fare passi avanti in modo da essere non solo attrattivi dal punto di vista turistico, ma soprattutto consentire di viverci e di tornare a vivere nei borghi che in questo caso sono quelli certificati dal Club Nazionale, ma che insomma ha in sé tutto ciò che di fatti prevede anche il PNRR dal punto di vista della pianificazione strategica del Fondo Europeo, che però poi bisogna far planare sui territori, far atterrare, far arrivare
in modo tangibile dal punto di vista della ricaduta, dal punto di vista socio-economico e non solo. Noi lavoriamo tutto l'anno per promuovere i nostri territori, ma vogliamo anche che gli strumenti legislativi siano quelli idonei e utili a consentire ai cittadini di poter scommettere per davvero e restare nei borghi che noi riteniamo i luoghi più belli al mondo, dove continuare a vivere e a vivere in armonia anche con se stessi, oltre con gli altri che ci vivono, ma attraverso anche quelle che sono le politiche di sviluppo ecocompatibili e quindi tutto ciò che ha a che fare con gli ambienti sani, quelli che consentono di poter mangiare cose genuine, cose tipiche locali, ma in ambienti incontaminati. Ecco, noi rappresentiamo questo e su questo stiamo lavorando in questi anni. Prima di immergerci nella rievocazione che ha animato il borgo, conosciamo meglio la necropoli che fa parte dell'offerta turistica di Campli. La necropoli è un'estensione di circa 50 ettari ed è attraversata da una via lastricata chiamata la Via Sacra. Evelina Di Berardo, lei ha fatto fare una visita guidata in questa bellissima necropoli che ci riporta al passato. In sintesi, vogliamo illustrarla ai telespettatori? Assolutamente sì. L'area archeologica che abbiamo sotto ai nostri occhi ci riporta al XII secolo avanti Cristo. È un'area utilizzata per un millennio, un'area utilizzata per le sepolture e racconta appunto la storia di questa civiltà, la civiltà dei Pretuzzi, che viveva probabilmente ai piedi delle montagne, da queste parti. Non è stato mai rinvenuto il luogo dove viveva, no? Si fanno delle ipotesi, ma abbiamo ritrovato, gli archeologi hanno ritrovato questo sito che abbiamo sotto i nostri occhi oggi ed è semplicemente un ettaro, ma ben 50 ettari sono stati i terreni interessati a questa campagna di scavo partita nel 67 e arrivata fino al 2012. Quante tombe sono state rinvenute? Sono state rinvenute 630 tombe all'incirca. Questo è il tipo di sepoltura, tumulo, accumulo. La cosa più interessante è esposta al Museo Nazionale Archeologico di Campli. È l'unico museo nazionale archeologico che abbiamo in provincia di Teramo, per cui è molto interessante fare la visita dell'area archeologica, ma poi soprattutto vedere i preziosi oggetti esposti al Museo Nazionale Archeologico di Campli. E c'è una tomba particolare proprio qui? Proprio davanti a noi abbiamo la riproduzione della tomba più importante che è stata rinvenuta a Campovalano, denominata la tomba di un principe, di un re della civiltà dei Pretuzzi, ed era particolarissima perché è una tomba di 25 metri di diametro, oltre alla preziosità degli oggetti che questo principe, questo re, aveva con sé. Affascinante il borgo di Campli, che ha mantenuto l'aspetto del borgo mercantile medievale.
Campli è un grande amore. Ha esordito così nel suo saluto Melissa Galli, che è assessore al turismo, ma è anche la delegata ai rapporti con l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia. E oltre ad aver detto questo, che Campli è un grande amore, anche questa realtà dell'Associazione dei Borghi, insomma, è una bella cosa per portare avanti il borgo di Campli. Campli è un grande amore, è l'amore che proviamo noi tutti amministratori nel amministrare i nostri territori. Noi amministratori camplesi amiamo il nostro territorio e cerchiamo di dimostrarlo in tutte le decisioni che prendiamo, in tutti i lavori che portiamo avanti con grande passione, con grande determinazione, come quella che accomuna ovviamente i sindaci e delegati dei Borghi Più Belli d'Italia di Abruzzo e Molise, che oggi sono qui con noi, e li ringrazio perché raggiungerci oggi nella programmazione di un evento nazionale che si terrà a settembre di Abateggio e Caramaggio. È veramente importante esserci oggi. E in questa prima fase del pomeriggio, passato insieme anche agli altri sindaci, c'è stato un momento gastronomico importante, perché sono state gustate delle tipicità. Sì, ovviamente non parliamo solo di cultura oggi a Campli, parliamo ovviamente anche di enogastronomia. Abbiamo invitato ovviamente dei produttori locali che hanno parlato dei propri prodotti, culture, lavorazioni che derivano da Campli. Ovviamente tutte persone molto giovani, persone che sono tornate nel proprio territorio, hanno studiato fuori ma hanno voluto investire nel proprio territorio camplese per portare ovviamente quello che hanno imparato a beneficio della loro comunità. Quindi li ringrazio e abbiamo sigillato con i delegati dei Borghi Più Belli d'Italia un brindisi con il nostro prodotto più famoso, se vogliamo dire, oltre ai vini, e quello è all'olio, e quello della ratafia. Quindi con questo patto, diciamo, di sangue abbiamo suggellato un'amicizia e una collaborazione con tutti gli altri sindaci. Senza dimenticare la porchetta. Ovviamente, oggi si parla di Margherita d'Austria, parliamo di cultura, parliamo della nostra storia, ma non perdiamo ovviamente occasione per far vedere il nostro prodotto di punta, che è la porchetta. Una lavorazione che avviene da tantissimi secoli ovviamente qui sul nostro territorio e non solo, dove tantissime famiglie camplesi ovviamente portano avanti una storicità in questo prodotto, che è la porchetta italica camplese. Marilisa De Dominicis ha vestito i panni di Margherita d'Austria in questa bellissima rievocazione. L'emozione? L'emozione è stata veramente fortissima, è stato coinvolgente, è stato davvero all'unisono, il mio cuore batteva insieme a quello dei tamburi, e vedere le bandiere che sventolavano, le persone che si aprivano al passaggio del corteo, è stato veramente qualcosa che rimarrà nel cuore per sempre, davvero una forte emozione. Federico Agostinelli, sindaco di Campli, una giornata bellissima, una giornata dove si parla anche dei borghi più belli d'Italia, l'associazione della quale fa parte Campli, ed oggi una giornata dedicata anche a un clima medievale. Rinascimentale,
c'è questa bellissima rievocazione storica, la prima per Campli, dell'ingresso e del ritorno di Margherita d'Austria qui nella nostra bellissima cittadina, una rievocazione che ci riporta indietro nel tempo, è una occasione per ricordare i 500 anni della nascita di Margherita d'Austria, che ha avuto Campli come suo feudo, e abbiamo trascorso una bellissima giornata questa mattina con un convegno molto ricco ricordando la sua figura, poi con la deposizione di un'opera di Bruno Paglialonga presso i giardini di Margherita d'Austria qui proprio in centro storico, e il pomeriggio con l'assemblea insieme ai tanti colleghi sindaci del circuito dei borghi più belli d'Italia, dove abbiamo parlato appunto di Margherita d'Austria e non solo, perché stiamo avvicinandoci, e questa è una tappa molto importante, al Festival Nazionale che si terrà nel mese di settembre a Caramanico e a Bateggio. Cosa significa per essere per un borgo e quindi anche per lei sindaco far parte di questa associazione e perseguire l'obiettivo di valorizzare di più questi borghi? Per noi è fondamentale, siamo dei borghi dell'interno dove nei mesi estivi e durante l'autunno portare turisti è un lavoro molto faticoso, ma anche altrettanto stimolante e bello. Abbiamo fatto parte di questo circuito del Borghi più belli d'Italia dal 2018, abbiamo avuto un aumento del flusso turistico impressionante, soprattutto nel periodo Covid, dove il turismo di prossimità è stato il turismo che è andato per la maggiore. Abbiamo partecipato alla trasmissione Il Borgo dei Borghi nel 2021, ottenendo questo bellissimo sesto posto nazionale dietro città turistiche di tutto rilievo, e continuiamo questo percorso di valorizzazione del nostro ricco patrimonio artistico, storico e culturale con iniziative altrettanto belle come quelle di questa sera. Quella bandiera che tra poco andremo a firmare con il sindaco Melissa e Madama Margherita d'Austria, che la vogliamo con noi nella firma ufficiale della bandiera, che poi sarà consegnata da me al sindaco e la potrà mettere al pennone del municipio. Quindi è un elemento che contraddistingue esattamente i borghi più belli d'Italia, che ogni anno fanno un festival in una regione d'Italia. L'anno scorso eravamo a Gardone Riviera, quest'anno saremo appunto in Abruzzo. Io sono particolarmente felice di questa giornata farnesiana, perché coinvolge non solo Campli, ma coinvolge altri comuni della nostra regione, quindi è veramente un bel modo di raccontare la storia che ci riguarda da vicino. Quindi bravi, complimenti a tutti per quello che avete fatto. Io invece oggi ho portato una sorpresa al sindaco Federico, che lui non sapeva nemmeno Melissa, perché Campli è stata una delle realtà italiane votata nel 2021 nella trasmissione Alle falde del Kilimangiaro, si è posizionata al sesto posto nazionale, e noi riteniamo come associazione, visto che non lo ha fatto ancora nessuno ufficialmente, l'Associazione dei Borghi più belli Abruzzo e Molise dedica un riconoscimento speciale a Campli per il meritato sesto posto nel concorso nazionale edizione 2021 Il Borgo dei Borghi di Kilimangiaro, la trasmissione di Rai 3 condotta da Camilla Razzovic, che conoscete tutti, con riconoscenza al sindaco Federico Agostinelli per aver creduto e portato avanti con tenacia e determinazione un lavoro programmatico e lungimirante. Complimenti Federico, complimenti all'amministrazione. Campli, un altro scrigno ricco di tesori. E come ha sottolineato il presidente Antonio Di Marco, con una rievocazione così importante, dimostra che il legame con il passato è ancora la forza che dà slancio al presente. Senza questa fondamentale consapevolezza, non si può immaginare un futuro che sia più a dimensione di uomo e di comunità.